Allora, abbiamo visto un sacco di novità quest'anno. Puoi riassumere la stagione di Artemide che va ad aprirsi? La stagione di Artemide? Che va ad aprirsi, 2013. Queste tante novità, tante cose. È una stagione che è prospettiva di buoni successi in un mercato sufficientemente un po' afflosciato, che ha bisogno, e quello che facciamo, di essere scosso con prodotti innovativi, ma dove non è l'innovazione che vince, innovazione e design. Noi battiamo questo, quindi, e intendendo per design anche che tutte le regole che fanno in generale con design sia giusto, materiali, consumi, eccetera. Lei fa nuova luce. Lei fa nuova luce, sì, o una luce nuova? Beh, scegliere. Un paese che ha bisogno di nuova luce, o no? Come se stiamo messi? Se parlando di politica ci mettiamo a ridere subito. Come siamo messi, ingegnere? Lei ha sempre amato anche un po' l'occhio all'uomo, alla politica. Come siamo messi? Che mi fa molto senso pensare che sono delle persone grandi, che hanno già vissuto una fetta della loro vita, che sono stati scelti da 60 milioni di italiani per fare il governo e si stanno menando in camperlaia, così non dico delle cosacce, sì, ma che vanno queste storie qui, perché ci sono, è evidente, degli interessi di casta di ciascuno, il quale dice: se io mantengo per esempio la legge elettorale precedente, il capo distribuisce i posti. Cosa ha fatto Berlusconi? Ha detto: torno e c'è un posto per tutti voi fedeli. È un suicidio. Come vede Grillo? Non so, Grillo sta dalla parte degli innovatori o no? Grillo bisogna ancora che si misuri. Il suo problema è che ha detto delle cose che molti italiani pensano, tant'è vero che molti italiani gli hanno dato il voto, tanti, mai visto. Nemmeno il fascismo, quando è nato, con 448 ha tirato su 8 milioni di votanti. Poi ha cominciato a picchiarli e è andato avanti. Come ne veniamo fuori, ingegnere? Come vedete? Cosa vedete? Io ho molta paura. Bisogna che le cose tocchino il fondo, vada il peggio, affinché queste si muovano. Può darsi che questi aspettino che la gente scenda in piazza, alla greca, alla cipriota, non so, e che o fate quel mestiere o andate casa. Prendete lo stipendio, sono tutti pagati loro, le auto mezze blu, mezze gialle, tutto quello, insomma. Ripeto delle cose che sembrano uno di Grillo, che io non sono Grillo, nel senso che preferisco le situazioni ordinate, fatte come si dice, e anche, diciamo, pure democraticamente vere, perché se poi finisce che non è sempre uno solo che dice a tutti quello che devono fare, poi si picchia, perché non esiste, anche perché lui non è ancora in grado di distribuire posti. Quando sarà in grado di distribuire posti avrà dei fedeli. Quindi ci vediamo. Lei non sta facendo l'endorsement a Grillo? Perché molti imprenditori invece hanno detto positivo. All'inizio anche Goldman Sachs, poi cambia idea. Sì, quindi seguo, sì, lo seguo, ma no, voglio dire. I mestieri va fatto per chi sa fare il mestiere, questo è uno dei punti focali. Cioè, se io faccio le lampade, punto e basta, e sono bravo a fare quello, non posso mettermi a fare grattacieli o altre storielle di queste. Voi mi dite: ma cosa c'entra la politica con questo? No, vuol dire semplicemente fare politica non è una cosa che ti alzi la mattina e non si faccia tutto. Infatti, quando li chiamano a parlare i vari nuovi che sono entrati in Parlamento, non solo degli altri, sono dei bravi ragazzi che stanno imparando a capire che cosa bisogna fare. Però, sono delle regole. Ingegnere, è anche vero che hanno vinto in tre,
tre fazioni più o meno equilibrate, come se ne viene fuori? Se ne vede bene fuori un governissimo andare, o no? Come usavano anticamente, si schierano o scelgono, come dico Orazio e Pariazzi, nome... Ah, Orazio e Curiazzi. Orazio e Curiazzi ne scelgono sei di qui e sei di là, che si scannino in pace e quando hanno finito ci dicono chi è che ha vinto. Non possono andare avanti così. Esiste. Quindi qual è la soluzione? Quelli che c'erano fanno casta e non cambiano niente, quei nuovi non sono del mestiere, come ne fanno? Bisogna toccare il fondo. Detto che non c'è ancora il fondo, perché il popolo piange, lo senti, si suicidano, ma invece che suicidarsi potrebbero sparare agli altri. No, questo non lo credi. Io infatti non l'ho detto, stavo guardando per terra, però il concetto è questo. Possono continuare a suicidarsi invece che far valere le proprie ragioni. Costa lo stesso. Tanto vai a lavorare. Lei immagina che a un certo punto la gente scenderà in piazza? E chi è che non lo fa? E chi è che non ha più da mangiare? Se dico che ci sono 4 milioni di ricchi, forse è vero, ce ne saranno 4 milioni di poveri. Questi di che cosa capita, di cosa vedi? Se vieni sotto casa mia, piazza San Lazzaro, sanno qual è l'orario in cui esco da casa, arrivo da casa e sono aspettano di avere dei soldi per poter andare a mangiare, a bere, a dormire, non lo so. La situazione è veramente grave. Questi sono questi che stanno lì sotto sono speciali, nel senso che sono abituati, come si chiamano? Homeless. Homeless, sono gli homeless che dormono lì sulle panchine con la valigia, loro sempre attaccati, dormono lì con la valigia attaccata e poi sono anche bravi perché si sono messi d'accordo con tutti e non gli fregano le scarpe quando dormono, quindi sai che succede. Dureranno ancora a sopportare, non ci credo. Quindi ingegnere. La perdita dei posti di lavoro continua a diminuire perché chi è al governo pensa semplicemente che io ancora sentito ieri sera da qualche grande salone che dice tutti hanno diritto al lavoro. Dai. Quindi come si fa a creare posti di lavoro? Abbiamo visto i dati. Per funzionare le aziende, dare i soldi alle aziende, non dare i soldi. Come dare i soldi? Allora 10 perché devo pagare l'IVA. L'IRA per una tassa che è fatta a testa, vuol dire ogni operaio che tu assumi e hai in forza qualunque mestiere faccia, prima te lo tieni tutta la vita per ragioni che conosciamo. Secondo, questo signore viene pagato con una tassa in più perché esiste e io li devo assumere. Ma è giusto, l'azienda senza nessuno, cioè io capisco se mi dicono versi tanto perché ha la sua pensione, dico vabbè ho ragione. Quindi. Facciamo una cosa, allora concretamente, visto che bisogna far ripartire l'occupazione ed è una cosa davvero urgente, ci dica tre cose da fare subito, da imprenditore, per spingere l'impresa. Farli lavorare tutti quelli che non lavorano. Non perché non hanno il posto del lavoro. No, ma stiamo parlando. Perché fanno altro. C'è una parte le anche di. Cosa dobbiamo fare? Tre cose. Che facciamo una cosa più semplice. Diciamo qual è l'impressione che uno ha guardando l'Italia. Si accorge che sono da cambiare gli italiani. L'ha visto da lei? Eh? Visto da un italiano che si mette fuori o visto da uno stesso? Anche da me che sono qua dentro. Okay. No, ma hai capito che cosa vuol dire? Vuol dire che quante ci sono? Non scrivetelo perché poveretti se lo fanno perché hanno bisogno. Hanno bisogno della pensione, se la pensione non c'è la vogliono avere comunque, perché hanno diritto di mangiare. E chi è che procura il denaro degli altri che lavorano? Se quegli altri non lavorano non procurano soldi. Ingegnere, ma la Confindustria, lei una volta era vicino a Confindustria, è stato un dirigente importante, che fine ha fatto? Quello che può. A volte ci sono dei presidenti che grandi come era stato grande il signor Agnelli, ve lo ricordate? Certo. Quando ha fatto il famoso accordo e ha detto, con l'AMA. Ha detto è una è questa qua, il
salario è una variabile indipendente e ha fottuto tutto il possibile, perché evidentemente se tu hai un costo del lavoro più alto di quello degli altri paesi, va là. Cioè, quando io parlavo prima di questo sconquasso generale, lo sconquasso generale è questo, che se ci sono degli altri paesi che sono capaci a fare le stesse cose, hanno una cifra inferiore, cosa fai? Non compri più le scarpe fatte. Vi ricordate quando c'è stata la grande battaglia contro Adidas? Sì, chi fosse, sì, ma le per Nike chi faceva, perché facevano i paesi soltanto. Le facevano in quei paesi là. E poi tutti quelli che non potevano comprare le scarpe a $50, le hanno trovate a $5 e sono stati felicissimi. Cosa gli dici? Cambiate la legge, cambiate la politica, andatevi a fare. Quindi, ingegnere, quel suo bravissimo Danieli era ironico, mi pare di capire. Assolutamente ironico, perché ha fatto la cazzata possibile del mondo, che ha risolto il problema lì, perché stavano scendendo in piazza alla grande. Ma ci ha non lasciato... so se vi ricordate Scelba. Come no, certo. Così, certo. Possono tornare in qualunque momento. Comunque, e adesso... ha tamponato quella situazione lì e ce la siamo ritrovata. Ma se lei fosse presidente di Confindustria al posto di Spinzi, cosa direbbe? Quali sono? 1, 2, 3, subito. Se continua questi tre, sì. Io farò 4. Allora, dimmi il 4. Io lo volevo 4. Per la sintesi. Allora, 8, adesso va di moda 8. Ci dica, qualcosa che andrebbe fatto subito per sbloccare questa impasse. Comprare un po' di lampade. Io farei un'operazione semplice. Darei alle persone la possibilità di votare e di scegliere chi deve fare le leggi. Non puoi continuamente fare quello che adesso non puoi, perché la legge la riforma elettorale. Ma la riforma elettorale ha un significato ben preciso. Se vengono dentro che sono sempre gli stessi, scelti dai partiti e compagnia, da lì non li smuovo. Lo vedete voi, quando uno finisce di essere deputato, voi pensate che vada a casa come tutto il mondo? Assolutamente. Viene messo a capo di una commissione, viene messo a capo di una municipalizzata. Municipalizzata, quante ce ne sono di municipalizzati in attesa di avere qualche uno che non capisce niente, che non fa niente, ma siccome era là, è diventato dei nostri. Un tempo forse era quella lì, si chiamava, quella col martello, come si chiamava? Senta, meno non male. Io ho detto che dico una cosa assolutamente banale. Invece dal punto di vista. Ma perché questa qui è quella che può mettere la gente di fronte a delle responsabilità, non puoi più dire cosa. Quindi la riforma elettorale, le dice, quello è il passaggio. Invece dal punto di vista delle aziende, chiamate a votare assumendosi la responsabilità. Sono questi i grillini e che vengono questi grillini. Alcuni si suicideranno, nel senso che cambieranno idea, e altri invece cresceranno e diventeranno qualcuno. Da parte non puoi mica dire che possono diventare politici solamente quegli a 60 anni. E una volta che abbiamo la riforma, elettorale, un governo scelto consapevolmente dagli italiani, che cosa chiederebbe invece per far ripartire l'economia? Un provvedimento davvero importante. Riforma fiscale, sì. Prima parlava dell'IRAP, per cambiamento dei contributi, per cui aumentare i salari delle persone per spingere i consumi. Sto parlando esattamente di questo, c'è uno sperpero colossale. Voi non lo scrivete, però voi lo sapete. Si fa male uno in azienda perché gli è caduto una cosa sul piede. Si verifica che non è colpa dell'azienda, che quello lì si è fatto male. Sai dopo quanto tempo torna a lavorare? Un rinvio, un'altra visita, un'altra cosa ancora. Perché? Perché i medici sono conniventi a dire che un poverino, sai quanta gente c'è che si dà malata, noi mandiamo il medico a vedere, non lo trova, non c'è. No, che qual è la percentuale? Non faccio il numero, perché non mi conosco. So che sono tanti e è un problema veramente grande, perché aumenti il costo del lavoro.
in altri posti sbattono fuori che cambiano la velocità infinita. Quindi il sindacato ha combinato qualche macello pure. L'altro ha fatto tutto quello che ha potuto, infatti è nei guai perché lui protegge. Si sbaglia, se e i diritti acquisiti. E quanti sono i diritti acquisiti?